Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala. Siamo giunti più o meno a metà del cammino del nostro percorso, ripercorrendo quindi tutti quanti i passaggi della vita abbastanza entusiasmante della grande conversione strepitosa di questa anima amica del Signore, diventare tale dopo una vita, come ben sappiamo, di lontananza da Dio, dalla sua volontà e dalla sua legge. Seguendo il percorso, siamo arrivati adesso a un punto dove questa sera vedremo il famoso episodio evangelico, se non ricordo male, perché il titolo è emblematico, ha scelto la parte migliore, che ci narra anche il Vangelo di San Luca, nel famoso episodio di Marta e Maria, quindi però con la differenza che, come sempre accade negli scritti di Maria Valtorta, lo sentiremo al vivo, che è un'impressione sempre un po' più bella, un po' più forte, no? Sono fortemente tentato di dare un piccolo annuncio in anteprima, in attesa che i collaboratori definiscano ulteriormente i dettagli, perché il prossimo pellegrinaggio che faremo lo faremo sulle orme di Maria Valtorta, non solo di Maria Valtorta, ma anche di Santa Gemma Galgani. Stiamo cercando di organizzare, ci mancano soltanto i dettagli, appunto un pellegrinaggio, anzitutto a Viareggio, dove Maria Valtorta è vissuta per tantissimi anni e dove ha composto l'opera sul Vangelo, e poi a Firenze, dove è sepolta nella Basilica della Santissima Annunziata. Unendo a questo anche un passaggio su un'altra grande, straordinaria santa e mistica italiana, questa però già canonizzata dalla Chiesa, che è Santa Gemma Galgani, quindi vuol dire una sosta in quell'altra bellissima e carinissima cittadina toscana che è Lucca, dove Santa Gemma è vissuta. È un'esperienza, io sono stato in tutti questi posti, quindi li conosco già, è un'esperienza veramente molto molto bella e molto forte, perché sono proprio i luoghi dove queste persone hanno vissuto, tra l'altro Santa Gemma anche combattendo delle battaglie abbastanza furiose contro il demonio, e quindi si percepisce proprio al vivo. Molti ascoltatori interessati staranno chiedendo le date, ma nei prossimi giorni scriveremo tutto nel canale, e anche per le mie amate pecorelle di Sermoneta, anche nelle bacheche della parrocchia. La data pensata e decisa, che dovrebbe essere, sarà il 27 e 28 gennaio prossimi, quindi non è molto lontano. Allora, veniamo adesso al merito di oggi e cominciamo la lettura di questo nuovo paragrafo, appunto intitolato Ha scelto la parte migliore. Gesù ha promesso a Lazzaro che sarà suo ospite a Betania fino alla fine degli azimi, ed ora Maria è in attesa del suo arrivo. Ella è appoggiata ad un albero presso il confine della proprietà di Betania e guarda verso la via. Attende, poi a un grido di gioia, si volge verso la casa e grida forte per essere udita, grida con la sua splendida voce vellutata e passionale, inconfondibile. Giunge! Marta, ci hanno detto giusto, il rabbì è qui. E corre ad aprire il pesante cancello che stride. Non dà tempo ai servi di farlo ed esce sulla via a braccia tese, come fa un bambino verso la mamma, e con un grido di gioia amorosa: Oh, Rabboni mio! Io scrivo Rabboni perché vedo che il Vangelo porta così, ma tutte le volte che ho sentito la Maddalena chiamarlo mi è parso dicesse Rabbomi con la M e non con la N. Se mi posso permettere una notazione erudita, è chiaro che l'ha sentito così perché Maria di Magdala parlava aramaico, non parlava l'ebraico, quindi in aramaico si dice Rabbomi, non Rabboni. Quindi, va bene, chiusa parentesi, e si prostra ai piedi di Gesù, baciandoglieli fra la polvere della via. Gesto tipico, Maria di Magdala faceva così, proprio colei che aveva compreso il mistero della
dell'amore ardente verso Gesù. Oggi, figlioli miei cari, in Vetus Ordo c'è stata la bellissima festa, perdonatemi, non posso, del santo nome di Gesù. Il Novus si celebra domani, però è stata declassata, ahimè, a rango di memoria facoltativa, che veramente non si può proprio, si può proprio sentire e vedere una cosa del genere, ma nei Vespri del Breviarium Romanum di oggi c'è quel bellissimo inno che io peraltro uso in parrocchia per la novena di Natale, che è il Jesu Dulcis Memoria. E secondo me il Jesu Dulcis Memoria piaceva tantissimo a Maria di Magdala. Vi leggo qualche passaggio, no? Traducendolo, ripeto. Le mie amate pecorelle di Sermoneta lo conoscono, almeno quelli che vengono a messa tutti i giorni, perché ogni anno, dal 16 al 24 dicembre, dopo la novena al bambino di Praga, c'è sempre questo canto, no? Gesu Dulcis Memoria, dan sphaera cordis gaudia, sed super mele tomnia eius dulcis presentia, comincia così, no? Cioè Gesù, dolce memoria, che davvero gaudio al cuore, ma più del miele e di ogni altra cosa è dolce la sua presenza. Ed è visto come Maria di Magdala accoglie Gesù e giunge, giunge, si fionda e poi nil canitur suavius, nil auditur iucundius, nil cogitatur dulcius quam Iesus Dei filius. Nessun canto è più soave, nessun suono più giocondo, nessun pensiero più dolce che Gesù, figlio di Dio. E questo è vero per noi, amici cari. Io vi posso dire che conosco una persona, a me molto cara, e che è un uomo, non è una donna, che gli si potrebbe tranquillamente mettere in bocca questa frase, perché ha un amore verso il Signore veramente impressionante. Sì, è un uomo sposato, quindi un uomo normalissimo, maschio, perché l'amore di Gesù è un amore universale, ma è un amore veramente ardente. Io conosco persone sposate, non una sola, innamoratissime dei loro coniugi e familiari, ma che ti dicono tranquillamente, me lo dicono a me, perché non mentono, cioè non lo posso magari dire a mia moglie o a mio marito, però li amo immensamente, ma l'amore verso Gesù o verso Maria, in qualche caso, è un'altra cosa. Questo, figlioli miei cari, non è una cosa d'appannaggio di pochi eletti. Ah sì, ma questo sarà. Questi no, questa gente è normalissima, gente che lavora, gente anche molto umile, non istruita, non colta, quindi tranquilli. Cioè, è per tutti. Chiaramente è per tutti coloro che, ecco, che si addentrano nella conoscenza di Gesù, no? Sentite come prosegue lo Iesu Dulcis Memoria. Iesus spes penitentibus, quam pius es petentibus, quam bonum te querentibus, sed quid invenientibus. È bellissimo questo inno. Probabilmente è di San, attribuito a San Bernardo, sicurissimo. San Bernardo era chiamato il Doctor Mellifluss, il dottore della dolcezza. Il suo amore verso Gesù e Maria era qualcosa di veramente impressionante, no? Eppure era il punto di riferimento di un ordine molto controverso, quale quello dei Templari, no? Vabbè, adesso non entriamo in questi argomenti. Comunque, traduco: Gesù, speranza dei penitenti, quanto sei pio, quindi pio nel senso di pietoso, con chi ti invoca, petentibus, cioè quelli che ti fanno delle domande, quelli che ti pregano. Quam bonus te querentibus, quanto sei buono con chi ti cerca. Provate a cercare il Signore, vedete quanto è buono il Signore. E poi conclude: sed quid invenientibus, se sei così buono con chi ti cerca, ma quanto sarai buono con chi ti trova. Poi, nec lingua valet dicere, nec littera exprimere, expertus potes credere,
Quid sit Jesum dirigere. Ma è stupendo questo passaggio. Questo è proprio oggi dobbiamo fare questo. E questo è un omaggio a Maria di Magdala, che se sta ascoltando, può ascoltare queste cose dal cielo, sicuramente gongola, d'accordo? Rievocando la sua vita terrena, perché lei era così, senza nessun dubbio. Sentite, la lingua non può dire, non ci riesce. La scrittura, la lettera, non può esprimere. Solo chi ne ha fatto esperienza può credere, expertus potest credere, quindi solo chi lo ha provato, quindi nel senso che ne ha fatto esperienza, può credere che cosa sia amare Gesù. È la cosa più bella che esiste in tutto l'universo. Io tante volte, amici, mi ho raccontato che a me sembra ancora tutto un sogno, quello che vivo tutti i santi e benedetti giorni, a me non sembra vero. Però pare che lo sia. Cioè io pensavo, mattina mi alzo la mattina che posso salire sull'altare, che posso rifare la comunione. Celebrare la messa per me è proprio stare un po' di tempo davanti al Signore. C'è qualcuno che dice: ma tu stai davanti al Signore? Dico, ecco, a parte che lì è la vita, lì è la forza, ma un matto non sta davanti al Signore. Non un matto, uno che non sa che cosa si perde. Se no non è un dovere stare davanti al Signore. Un dovere celebrare la messa. Ma io non è passato un giorno da quando sono prete che non ho celebrato uno. E se c'avevo 40 di febbre stavo in camera, perché non è un dovere. Cioè, capite? Cioè, una volta che uno ha conosciuto qualcosa, non si campa più, Cioè, non si rinuncia a una cosa del genere per nessun motivo. Ma non perché uno è santo, io non sono santo, perché uno non è matto. Perché i matti rinunciano alle cose belle, no? Cioè, i masochisti hanno una cosa bella e se ne privano per il gusto di soffrire. E chi è matto in questo modo? E poi conclude l'inno: Sissi Jesu nostrum gaudium, qui sess futurus premium, sit nostra inte gloria percunta semper secula. Questo cantarlo in gregoriano, facile facile, è stupendo, no? Sii tu, Gesù, il nostro gaudio, tu che sarai il nostro premio. Sii il nostro gaudio adesso, tu che sarai il nostro premio. Sit nostra inte gloria, la nostra gloria sia in te, sempre per tutti i secoli, per conta sempre secolo. Possiamo trovare in italiano per i secoli dei secoli. Amen. Ecco, vabbè, adesso torno al libro, però. Ritratto di Maria di Magdala, Jesu Dulcis Memoria, peraltro plastificato, no? Anzi, animato in questo quadretto che Maria Valtorta ci ha descritto su come reagiva quando vedeva da lontano Gesù. Sente, sembra anche la voce della sposa del Cantico dei Cantici. Una voce, il mio diletto. Ah, arriva il mio diletto, capisce più niente. Quindi, ecco qua, questa era Maria di Nagra. Si fiondava via ai piedi di Gesù, rabbonì, baci tra la polvere della via. Bene, Gesù riprende. Pace a te, Maria, vengo a riposare sotto il tuo tetto. Oh maestro mio, ripete Maria levando il volto con un'espressione di riverenza e d'amore che dice tanto. È ringraziamento, è benedizione, è gioia, è invito ad entrare, è giubilo perché egli entra. Vedete? Non è tanto quello che dice, è il volto, lo sguardo. Se posso fare un riferimento, no? Per chi conosce le ore della passione della serva di Dio Luisa Piccarreta, la quarta ora, quando si narra dell'istituzione dell'Eucaristia, l'ultima cena, no? Se uno fa attenzione a quell'ora, dice che Gesù sta male, soffre, quando stiamo alla sua presenza, dei mancati sguardi d'amore. Quando il sacerdote alza l'ostia durante la consacrazione, mica ci verrà in mente di guardare altrove o di chinare la testa. Cioè, quando Gesù è elevato si deve guardare. E come lo guardiamo? Quando Gesù sta esposto nel tabernacolo, come lo guardiamo? Proprio guardarlo con gli occhi. Due innamorati, cioè non serve che si parlano, cioè
Sapete gli sguardi d'amore? Adesso non vorrei mettere a fare il maestro pure di queste cose, io sono un sacerdote. Però, tanti anni fa conobbi, come dire, la bellezza degli amori umani e puri, ecco, perché per grazia di Dio così li ho vissuti. Però ho conosciuto anche gli amori soprannaturali, quindi lo sguardo d'amore è qualcosa di meraviglioso, Gesù lo vuole, Gesù ne è sensibile. Andate a leggere la quarta ora della Passione, vedere come soffre quando viene privato degli sguardi d'amore da parte dei suoi figli. Guardate che, cioè, amare Gesù è il segreto, perché Gesù non resiste a, mi si perdoni, insomma, anche se a Dio non voglio mancargli di rispetto, ma quello che è dato di comprendere anche dalle testimonianze di tantissimi santi che l'hanno vissuto o che lo hanno insegnato, è che una briciola di puro amore il Signore la ripaga profumatamente. E non mi ricordo dove aver letto di tanti miei confratelli sacerdoti, no? Che vedere un sacerdote che non è innamorato di Gesù, ma scusate, non so. Ma insomma, cioè no. Ma non si può guardare una cosa del genere, no? Scusate. Mi ricordo le battute che faceva Nino Frassica, no? È come un colonnello senza colonna, Gesù, è come un carabiniere senza carabina. Cioè, non si può, no? E ricordo di aver letto, dice, che cosa non farei, parole messe in bocca a Gesù, per una stilla di gocce, una stilla, una goccia di puro amore sacerdotale. Sacerdote che ama Gesù può fare tantissimo del bene, non soltanto con quello che dice o quello che fa, ma semplicemente con quello che rappresenta, con quello che mostra, perché le persone se ne accorgono di questa cosa qui. Io dico sempre che no, no, noi preti pensiamo che ci abbiamo davanti, come dire, a volte, perdonate, imbecilli, d'accordo, oppure gente che sta con la testa per aria. Io, la mia esperienza, insomma, mo sono sacerdote da quasi 20 anni, non è vero affatto. La gente capisce molto bene, capisce molto bene. E il linguaggio, questo l'ho detto tantissime volte, il nostro linguaggio, prima del linguaggio parlato, è il linguaggio di tutta la nostra persona, perché tutto parla di noi. Tutte le catechesi, la gente pensa che sono un pochino fissato, che sono un pochino spostato perché parlo sempre di certe cose, no? Quello che faccio su come ci si veste, su come ci si concia, no? Perché anche se noi non ci pensiamo, quello parla di noi. Mi è stato chiesto recentemente da persone del mondo ecclesiastico: ma tu perché porti la veste talare? Dico. Capite? Dico, come perché? In poche parole, perché questa è la cosa, appunto, prima la cosa più bella per un sacerdote, è la cosa che maggiormente mostra il suo essere un uomo di Dio, il suo essere, il suo desiderio di esserlo, io non lo so se lo sono. Ma anche la sua contentezza di essere sacerdote, perché è un segno forte, quindi non ti vai a mimetizzare. Io non c'ho niente da mimetizzarmi. Io quando mi chiamo da solo, io mi chiamo Don Leonardo, non mi chiamo Leonardo neanche quando mi chiamo da solo. Cioè, capite, no? Cioè, se parlo da solo, che mi sto facendo qualche autopredica, lo dico Don Leonardo, alla finita, no? Non lo dico da solo. Capite? Quindi i gesti. Maria di Magdala era, poi lo vedremo quando arriviamo, Maria di Magdala sotto la croce. Ah, ragazzi, chi ha letto Maria di Magdala sotto la croce, come dire, tra virgolette, si innamora in senso santo, no? Perché poi tra santi ci si innamora in maniera santa senza che nessuno si scandalizza, perché gli amori tra i santi sono tutti belli e leciti, no? Ah, ma uno non si può non innamorare di Maria di Magdala sotto la croce, il spettacolo che ha combinato, le fulminate che dava ai farisei e agli scribi con i suoi sguardi, no?
terrificanti, no? E poi qualche uscita che ha fatto bella ruspante, insomma, lì, no? Vabbè. Quindi lo sguardo che è ringraziamento, benedizione, gioia, invita ad entrare ed è giubilo perché egli entra. Gesù le ha messo la mano sul capo e pare l'assolva ancora. Gesto bellissimo anche questo, no? Maria si alza e a fianco di Gesù rientra nel recinto della proprietà. Sono corsi intanto Servi e Marta. Santa Marta, che era tanto bella pure la sorella di Maria di Magdala, tanto buona, tanto santa, abbiamo imparato a conoscerla già un po', no? I servi con anfore e coppe, Marta col suo solo amore, ma è tanto, anche Marta amava tantissimo Gesù. E anche Lazzaro amava tantissimo Gesù. Pensate, Lazzaro, io ci penso sempre. Cioè, Lazzaro è stato il migliore amico di Gesù. Cioè, porca miseria. Cioè, gli è andata bene assai, insomma. Ti rendi conto di essere il migliore amico di Gesù? È vero che ogni essere umano ha dal Signore la sua peculiarità unica, no? Per cui sapete che la cosa più bella che si sperimenta dinanzi al Signore, ed è verissimo, è la gioia per la vita che ha dato a te in quanto te, nel posto dove ti ha messo, nel ruolo che ti ha dato. Perché se tu stai vivendo la vita che ti ha dato il Signore, quella che ha pensato lui, ma tu sei contentissimo qualunque cosa sia, non c'è nessun problema. Certamente, a livello oggettivo, insomma, essere migliore, essere l'amico di Gesù, insomma, è tanta roba, quindi, noi siamo tutti quanti contenti, dopo stiamo però un po' di sana e santa invidia, magari ci può prendere, ci può stare, no? Sana e santo, ovviamente. Gli apostoli accaldati bevono le fresche bevande che i servi mescono. Vorrebbero darla a Gesù per primo, ma Marta li ha prevenuti. Ha preso una coppa piena di latte e l'ha offerta a Gesù. Deve sapere che gli piace molto. Piaceva molto il latte a Gesù e anche il miele. Che la Madonna gli faceva tutte quante le focacce di miele spalmate con il miele, come sappiamo sempre da questi scritti, no? Nessuno si scandalizzi di queste cose, perché insomma. Si scandalizza, vuol dire che mostra di aver capito un po' pochino, ecco, di chi Dio è, della creazione e di tante altre cose, no? Dopo che i discepoli si sono ristorati, Gesù dice loro: andate ad avvertire i fedeli, a sera parlerò a loro. Gli apostoli si sparpagliano in diverse direzioni, non appena fuori dal giardino. Gesù inoltre, fra Marta e Maria: vieni, maestro, dice Marta, mentre giunge Lazzaro, riposa e prendi ristoro. Mentre pongono piede in una fresca stanza che dà sul portico ombroso, ritorna Maria che si era allontanata a passo rapido. Torna con una brocca d'acqua, seguita da un servo che porta un bacile. Ma è Maria che vuole lavare i piedi di Gesù. Ne slaccia i sandali polverosi, li dà al servo perché li riporti puliti insieme al mantello. Pure dato perché fosse scosso dal polverume. Poi immerge i piedi nell'acqua che qualche aroma fa lievemente rosea, li asciuga e li bacia. Poi cambia l'acqua e ne offre di mondo a Gesù per le mani. E mentre attende il servo coi sandali, accoccolato sul tappeto ai piedi di Gesù, glieli accarezza. E prima di mettergli i sandali, li bacia ancora dicendo: santi piedi che avete tanto camminato per cercarmi. Guardate, queste sono scene da contemplare, queste qui. Io non commenterò queste cose qui, perché sono scene da contemplare. Sapete che la contemplazione assomiglia un po' a quando stiamo a vedere un film, no? Contemplare viene dal greco eidein, cioè stare proprio a guardare, a fissare e a lasciare che la scena muova dentro di te sentimenti, emozioni, oppure, per chi è un pochino più razionale, appunto, considerazioni, riflessioni, semplicemente in base a quello che uno vede. Questa è una scena da vedere, di nuovo, la scena di una persona assolutamente innamorata. Attenzione che Gesù ha fatto fare queste cose a Maria di Magdala, eh. Se uno legge gli scritti di Maria Valtorta, c'è un episodio, credo che l'ho raccontato qualche altra volta, c'è un episodio molto brutto e molto increscioso, nel senso che a un certo punto i farisei, per tentare Gesù,
gli mandano una donna di malaffare. E questo va a fare la stessa cosa di Maria di Magdala. Si azzarda, perché è una cosa che molti pare che facessero, a cadere ai piedi di Gesù e a baciarli. Gesù si è ritratto e anche con una certa veemenza e violenza non si è fatto nemmeno sfiorare. Capite? Quindi permetteva di fare queste cose a Maria di Magdala perché poteva farle, perché le faceva senza malizia, senza malizia, senza concupiscenza. Quindi sono gesti quelli certamente un po' impegnativi, no? Però bisogna vedere il cuore, l'intenzione. Se Gesù l'ha fatta fare è perché quelli erano espressioni di puro amore di una figlia redenta e di una, tra virgolette, serva innamorata. E quindi, non essendoci pericolo, Gesù l'ha lasciata fare. Come? Vi ricordate anche quando poi lo vedremo, l'ultima unzione, quella prima della passione, come la difesa anche dinanzi a Giuda, che stava a fare il gallinaccio e a fare le prediche, che non si possono spendere i soldi per Gesù, bisogna darli ai poveri, no? E Gesù gli ha dato una bella asfaltata, come diciamo noi in termini prosaici contemporanei, diciamo così. Marta, più pratica nel suo amore, va all'utile umano e chiede: Maestro, oltre i tuoi discepoli, chi verrà? E Gesù: Non so ancora di preciso, ma puoi preparare per altri cinque oltre gli apostoli. Marta se ne va. Gesù esce nel fresco del giardino ombroso, ha semplicemente la sua veste azzurro cupo, il mantello ripiegato con cura da Maria resta su una cassapanca della stanza. Maria esce insieme a Gesù. Vanno per vialetti ben curati fra aiuole fiorite, sin verso la peschiera che pare uno specchio caduto fra il verde. L'acqua limpidissima è appena rotta, qua e là dal guizzo argenteo di qualche pesce e dalla pioggiolina dello zampillo esilissimo alto centrale. Dei sedili sono presso l'ampia vasca che pare un laghetto e dalla quale partono piccoli canali di irrigazione. Credo anzi che uno sia quello che alimenta la peschiera e gli altri più piccoli, quelli di scarico adibiti ad irrigare. Piccola nota, cioè avremo già notato diverse volte degli spaccati descrittivi della casa e anche dell'ambiente in cui vive Lazzaro. Questo per sfatare il mito che a Gesù piacciono soltanto i poveri e che invece scaccia i ricchi perché sono tutti brutti e cattivi. Non è vera questa cosa qui, perché Lazzaro, se abbiamo ben capito, era, non dico l'equivalente di un miliardario, forse sì, ma sicuramente era altamente benestante. D'accordo? Dire altamente benestante è dire quasi un eufemismo, quindi stava bene parecchio e assai. Ed era santo, però c'aveva i servi, manco uno, c'avevano le ancelle tutti quanti a persona. Massimo, Lazzaro c'era Massimino, che era il suo servo personale, no? Abbiamo capito questo qua. Così come ce l'avevano le proprie Maria e Marta. Sapete che l'ancella era, per questo che Maria si definisce ancella del Signore, era non un servo generico, ma era il servo adibito ad personam, quindi alla cura della persona H24. Quindi, bellissima quella frase, no? Quindi Maria dicendo sono l'ancella del Signore vuol dire che io H24 penso soltanto a servire Lui, amare Lui, a curare Lui. Stop. Quella è la mia vita. Ok, Gesù si siede su un sedile messo proprio contro il margine della vasca. Maria gli si siede ai piedi sull'erba verde ben curata. In principio non parlano. Altra scena da contemplare, no? Gesù gode visibilmente del silenzio e del riposo nel fresco del giardino e Maria si bea di guardarlo. Questa scena, perdona, stasera sto un po' così, ripensare a quel bellissimo aneddoto che molti conoscerete, no? Della vita del Santo Grado d'Ars, che dice che ogni mattina andava in chiesa, c'è stato un vecchietto, insomma una persona molto molto semplice, che si metteva nel fondo della chiesa e cominciava a guardare fisso verso il tabernacolo.
Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, e si stava abbastanza a lungo. Con la dotazione, un bel giorno, diceva, guarda questo, che bello che è, no? E gli dice, amico mio, buono, dice, che bello che ti vedo sempre qui, dico, certo che fai tu qua tutte le mattine? Che gli dici al Signore? Che gli dico? Niente. Io lo guardo, lui mi guarda. A me questo basta e avanza. Maria che si bea di guardarlo. Certamente quello ci vuole tanta, tanta fede perché cioè, Gesù era anche, come dire, oggettivamente chiunque avesse guardato Gesù sarebbe rimasto incantato. Perché guardate, non date retta a certi gallinacci che girano, perché Gesù e Maria erano l'immagine stessa della bellezza assoluta al maschile e al femminile. Le opere di Dio sono tutte quante bellezza assoluta, eh. Cioè se qualcuno di noi purtroppo non sta messo troppo bene, deve dare la colpa al peccato del mondo, non è detto che dipenda dai peccati propri. Però ricordiamo sempre che la vicinanza con il Signore, la grazia, ingentilisce i tratti, quindi si diventa belli, pure se purtroppo per tante motivazioni, come dire, i lineamenti e quindi la conformazione fisica non è proprio il top, non fa niente. Mentre invece i grandi peccatori viziosi, se ci fate attenzione, siate sempre dei buoni osservatori, ecco, io posso fare scuola di osservatorio per chi lo desidera, perché sono un po' troppo osservatore. I peccatori, basta che li guardi in faccia e si vede, poverini, in che condizione versano, che il viso, gli occhi soprattutto. Non parlano di cielo, parlano di altro. Bene, Gesù gioca con l'acqua limpida della vasca, vi immerge le dita, la pettina, separandola in tante piccole scie, e poi lascia che la mano sia immersa in quella pura freschezza. E sentite che dice: com'è bella quest'acqua limpida! Dice. L'ha fatta lui. Per chi conosce sempre gli scritti di Luisa Piccarreta, che a volte c'è qualcuno che si fa un po' troppo e dice: devo fare il giro nella Divina Volontà. Dico, ma come faccio a fare il giro? Si messa da sto giro. Eccolo il giro. Metti le mani dentro l'acqua, dici. Ma com'è bella quest'acqua limpida, perché l'acqua è una creatura dell'Altissimo. Se, semplicemente che te la guardi e che dici com'è bella, chiaramente come lo dice Gesù, quindi attribuendo la bellezza di questa creatura non alla natura astratta, come facevano gli hippie, no, ma a chi ha fatto l'acqua così bella, hai già avuto un'esperienza meravigliosa in te dell'amore di Dio. Questo è il giro nelle opere della Divina Volontà, no? Vabbè. E Maria, tanto ti piace, maestro? E sentire le risposte di Gesù, no? Questa è la sapienza increata. Sì, Maria, perché è tanto limpida, guarda, non ha una traccia di fango. Di acqua, ma è tanto pura che pare non vi sia nulla. Quasi non fosse elemento, ma spirito. Possiamo leggere sul fondo le parole che si dicono i pesciolini, ma sentire, cioè, è spettacolare, no? Sentire Gesù parlare così è anche un po', cioè, la sua profondità quasi poetica, se mi si passa questo termine. Vabbè, insomma, certamente. Tutti i grandi poeti da chi hanno tratto l'ispirazione? Vabbè, domanda retorica, però magari no, non ci stiamo a pensare, insomma, a chi è nostro Signore, no? E sentite la domanda di Maria velata un pochino di sofferenza, no? Dice, possiamo leggere sul fondo le parole che si dicono i pesciolini. E lei interviene, come si legge in fondo alle anime pure. Non è vero, maestro? E Maria sospira con un rimpianto segreto, perché è verissima questa frase. Gesù
Sente il sospiro represso e legge il rimpianto velato da un sorriso e medica subito la pena di Maria. E dice: ma le anime pure dove le abbiamo, Maria? È più facile che un monte cammini che una creatura sappia mantenersi pura delle tre purità. Ovviamente qui non sta parlando chiaramente di sua madre, no? Quindi, però sta parlando di noi comuni mortali. La triplice purità, capiamo, no? Il grande San Giovanni, no? La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Queste sono le tre impurità che purtroppo, oppure superbia, avarizia e lussuria, tanta la stessa cosa. Quindi tre vizi capitali. Troppe cose intorno ad un adulto si agitano e fermentano e non sempre si può impedire che penetrino nell'interno. Non vi sono che i bambini che abbiano l'anima angelica, l'anima preservata dalla loro innocenza, dalle cognizioni che possono mutarsi in fango. Per questo li amo tanto. Peraltro, mi si perdoni, i bambini dei tempi di Gesù, perché oggi i bambini, con le nostre violenze di pazzi furiosi o adulti, che a volte non siamo neanche capaci di preservarli un po', e purtroppo anche, mi si perdoni, molti genitori sono in questo proprio carenti. Carenti non soltanto da un punto di vista pratico, ma anche da un punto di vista teorico, perché non lo sanno, nessuno li ha formati, nessuno gliel'ha detto che uno dei compiti dei genitori è di preservare i figli possibilmente dalle contaminazioni precoci con il male, no? L'età dell'innocenza è scesa sempre di più oggi, purtroppo, con l'invasione che ci abbiamo. È un problema grosso. Però i bambini di per sé sono le anime pure. Ma perché, figlioli miei cari? Perché ancora non c'è una concupiscenza che purtroppo si scatena, come tutti quanti sappiamo, al maschile o al femminile dalla pubertà in poi, no? Non vi sono che i bambini che abbiano l'anima angelica, l'anima preservata dalla loro innocenza, dalle cognizioni che possono mutarsi in fango. Per questo li amo tanto. Vedo in loro un riflesso della purezza con la P maiuscola infinita. Sono gli unici che portino seco questo ricordo dei cieli. Infatti, i bambini battezzati prima dell'età della ragione, la Chiesa ha sempre creduto che vadano dritti sparati in paradiso, perché non possono commettere un peccato. Se sono stati battezzati, non hanno la macchia del peccato originale, non hanno ancora vivi i moti della concupiscenza, quindi è quanto di più assomiglia a qualcosa di bello e di soprannaturale. Ecco qua che cosa dice: la mamma mia è la donna dall'anima di bambina, più ancora, ella è la donna dall'anima di angelo, quale era Eva uscita dalle mani del padre. Lo pensi, Maria, cosa sarà stato il primo giglio fiorito nel terrestre giardino? Il giglio è il fiore della purezza, no? Lo sappiamo tutti quanti, simbolo della Madonna, ma simbolo anche di San Giuseppe, il giglio, no? Il più puro dopo Maria. Tanto belli anche questi che fanno guida a quest'acqua. Ma il primo uscito dalle mani del Creatore era fiore o era diamante? Erano petali o fogli d'argento purissimo? Eppure mia madre è più pura di questo primo giglio che profuma di venti. E il suo profumo di vergine inviolata empie cielo e terra, e dietro ad esso andranno i buoni nei secoli dei secoli. Il paradiso è luce, profumo e armonia. Ma se in esso non si beasse il padre nel contemplare la tutta bella. Uè, qui Gesù mi sta sottoscrivendo la meditazione che ho fatto questa mattina. Ok? Se in esso non si beasse il padre nel contemplare la tutta bella che fa della terra un paradiso. Ma se il paradiso dovesse in futuro non avere il giglio vivo, nel cui seno sono i tre pistilli di fuoco della Divina Trinità, luce, profumo
e armonia, Letizia del Paradiso, sarebbero menomati della metà. La purezza della madre sarà la gemma del paradiso. Questo bisognerebbe farlo sentire, ma tanto è inutile, ai dottoroni che stanno sempre preoccupati di regolare, di rintuzzare, di calmare, di minimizzare, ecco, l'importanza di Maria, perché no, se parli troppo di Maria, poi oscuri Gesù, no? Sembra che Gesù non sia molto d'accordo sulla base di queste sue affermazioni. Quindi sostanzialmente Gesù sta dicendo: sì, la purezza è una cosa bella, ma la purezza ha raggiunto la sua perfezione inviolata solo in mia madre. Ma è sconfinato il paradiso. Che diresti di un re che avesse una gemma solo nel suo tesoro, anche fosse la gemma per eccellenza? Quando io avrò aperto le porte del regno dei cieli, non sospirare, Maria, per questo io sono venuto. E qui Maria sospira perché non è stupida. Perché per aprire le porte del regno dei cieli ci vuole la passione e la morte. Quando avrò aperto le porte del regno dei cieli, molte anime di giusti e di paroci entreranno, scia di candore dietro alla porpora del Redentore. Ma saranno ancora pochi, quindi, fanciulli, anime di giusti e di paroci, ma saranno ancora pochi per popolare di gemme i cieli e formare i cittadini della Gerusalemme eterna. E dopo che la dottrina di verità e santificazione sarà conosciuta dagli uomini, dopo che la mia morte avrà ridato la grazia agli uomini, come potrebbero gli adulti conquistare i cieli se la povera vita umana è continuo fango che rende impuri? Sarà dunque allora il mio paradiso solo dei pargoli? Oh no! Come pargoli occorre saper divenire, ma anche agli adulti è aperto il regno. Come pargoli, ecco la purezza. Vedete che cosa intende Gesù quando dice che la gente sta a scervellare. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ma scusate, siamo stati tutti bambini, no? Un bambino non lo sa che cosa sono certe cose, anche se possono purtroppo essere provocate e stimolate, che è un peccato di una gravità inaudita, con sollecitazioni precoci. Non lo sa. Già quella santa e bellissima ignoranza del male, no? La purezza. Vedi quest'acqua, pare tanto limpida, ma osserva. Basta che io con questo giunco ne smuovo il fondale ed ecco che si intorbida. Detriti e fango affiorano, il suo cristallo si fa giallognolo e nessuno ne beverebbe di più. Ne berrebbe più. Ma se io levo il giunco, la pace ritorna e l'acqua poco a poco torna limpida e bella. Il giunco è il peccato ed è così delle anime. Il pentimento, credilo, è ciò che depura. Questo vale per tutti, figlioli miei cari, perché anche ci sono i grandi pentimenti, come quello di Maria di Magdala. Ci sono delle anime che sono state dei grandi peccatori o delle grandi peccatrici. Alcuni, peraltro, spesso e volentieri ignari di esserli, perché la coscienza del peccato viene maturata quando una persona si fa quel bel regalo di cominciare ad ascoltare un po'. Perché noi dobbiamo essere formati, cioè, non possiamo essere formati sulla base dei talk show pomeridiani di certi personaggi che non faccio mai nomi per ragioni di carità, ma ci arriviamo, no? Quindi della TV generalista, che per me proprio da anni non so più neanche che cosa sia, però so che ci stanno, specialmente quando vado in benedizioni di case, trovo sempre i pomeriggi le TV accese su certi canali con certe facce, no? Che ho lontane reminiscenze platoniche, insomma, di queste facce, insomma, un po' così, no? Perché me, per quanto mi riguarda, meno le vede meglio sto e faccio tranquillamente a meno. Quelli fanno un sacco di danni, però, a stare a sentire sempre quelle robe lì. E certamente le coscienze non possono essere formate cristianamente se si nutrono di quella roba lì, no? Quindi è necessario anche qui aprire degli orizzonti differenti.
uno dei motivi per cui il nostro Signore mi ha messo a fare queste continue serate, insomma, che faccio molto molto volentieri, ma perché oggi c'è tanto bisogno di formazione, no? Usiamo anche i mezzi che ci sono, insomma, perché se dovessi, nella parrocchietta dove sto, ammesso che qualcuno mi si filasse, insomma, sarebbero sempre formazioni fatte per 4, 5, 6, 8, esageriamo, 10 persone, 15, dai. Ma sarebbe molto difficile, no? E quindi sopraggiunge Marta affannata. Ecco qui adesso il cuore del discorso. Abbiamo visto gli antefatti. Ancora qui sei, Maria, mi dice. Ed io che mi affanno tanto. L'ora passa, i convitati presto verranno e c'è tanto da fare. Le serve sono al pane, i servi scuoiono e cuociono le carni. Io preparo stoviglie, mense e bevande. Ma ancora sono da cogliere le frutta e preparare l'acqua di menta e miele. Maria ascolta sì e no le lamentele della sorella. Con un sorriso beato continua a guardare Gesù senza muoversi dalla sua posizione. Ecco, sicuramente a Marta gli è venuto qualche nervetto, no? Poverina. Marta invoca l'aiuto di Gesù. Maestro, guarda come sono accaldata, ma ti pare giusto che sia solo a sfaccendare? Dille tu che mi aiuti. E nota Maria Valtorta, Marta è veramente inquieta. Quindi, detto in parole un po' come se si stava un pochino a, vabbè, diciamo alterare, dai. Siamo proprio un termine nobile al 100%. Attenzione adesso qui alla lezione di Gesù. Gesù la guarda con un sorriso per metà dolce, e per metà un pochino ironico, meglio scherzoso. Anche questa cerchiamo di immaginarci sto sorriso di Gesù. Questa sta tutta quanta alterata. Gli dice, oh, di che mi sono aiuti. Lei si aspetta, che dice, vai, ma Maria, che sta a fare qua? Vai a aiutare tua sorella. E no, Gesù si gira e gli fa questo sorrisino, no? Quindi saranno aumentati i nervi. Sentite la reazione. Marta ci si inquieta un poco, ma dico sul serio, maestro, guardala come ozia mentre io lavoro. Ed è qui che vede. E qui però Gesù si fa più serio. Quanta gente dice. Ah, stai a perdere tempo. Che stai a perdere tempo a fare queste cose? Stai a perdere tempo a pregare. O stai a perdere tempo a sentire il prete. Qui nei paesi c'è questo modo di esprimersi, no? Se qualcuno entra a messa, specialmente tra gli uomini, che hai fatto? Se non ha sentito il prete? Se non ha sentito il prete, per certi versi, è un peccato gravissimo, vergogna assoluta. Quindi, non lo dite troppo in giro che qualcuno va a sentire il prete, se no qui c'è la morte civile, no? Perdonatemi che, dato che Gesù scherza, scherzo un po' pure io. Mi sembra solo più cattivo di Gesù, ovviamente. Quindi Gesù si fa più serio. Non è ozio, Marta. È amore. L'ozio era prima. Qui prima è scritto in corsivo. Quindi vuol dire che Gesù ha calcato. E tu hai tanto pianto per quell'ozio indegno. Il tuo pianto ha messo ancora più ala al mio andare per salvarmela e rendertela al tuo onesto affetto. Vorresti tu contenderla di amare il suo Salvatore? La preferiresti allora lontana di qui per non vederti lavorare, ma lontana anche da me? Marta, Marta, devo dunque dire che costei, e Gesù le pone la mano sul capo, venuta da tanto lontano, ti ha sorpassata nell'amore? Devo dunque dire che costei, che non sapeva una parola di bene, è ora dotta nella scienza dell'amore? Ma lasciala la sua pace. È stata tanto malata.
Mi pare di sentire il buon Padre Pio quando gli levavano la pelle, no? Per tante cose belle che faceva, che diceva: lasciatemi in pace, e lasciatemi in pace. Ma lasciamoli in pace a queste anime. Ecco che. E certamente poi, cioè, magari Maria di Magdala un po' meno. C'è qualcuno che a volte fa qualche intemperanza, nel senso che esagera un po'. E vabbè, ma c'è un periodo in cui è fisiologico, perché se una persona è stata male, quindi ignorava tante cose, è ovvio che se scopre qualcosa di bello, poi, forse magari può anche umanamente parlando esagerare, non può durare tutta la vita questa cosa qui, però lasciala perdere. Gesù dice: lasciala la sua pace, starà tanto malata. Ora è una convalescente che guarisce bevendo le bevande che la fortificano. È stata tanto tormentata dal diavolo, non da Pinco Pallino. Ora, uscita dall'incubo, guarda intorno a sé, in sé, e si scopre nuova e scopre un mondo nuovo. Voi non immaginate la gioia che provano queste persone. Io ho potuto esserne testimone, per me ogni volta che la vedo è sempre una gioia meravigliosa, persone che ti raccontano una vita veramente e si vede proprio la felicità di aversela lasciata alle spalle, quindi unita a volte allo studio, ma come ho fatto a campare così fino a qualche giorno fa, no? E se uno torna indietro nel tempo, ecco perché non dobbiamo mai giudicare nessuno, perché non possiamo sapere il futuro. Magari uno, chi la guardava quando stava immerso, diceva: guarda questo, questa che bestia, che vizioso, che viziosa, no? Non si sa mai. Quindi si scopre nuova e scopre un mondo nuovo. Chi si avvicina al Signore scopre dei mondi nuovi, non se li immagina. E lascia che se ne faccia sicura, vedete, c'è un tempo, lasciala perdere. Con questo suo nuovo deve dimenticare il passato e conquistarsi l'eterno. Non sarà conquistato questo unicamente col lavoro, ma anche con l'adorazione. L'adorazione. Quasi nessuno tra i fedeli capisce l'importanza di stare ai piedi di Gesù. Ore, certo non comincia con ore dall'oggi al domani, si comincia con qualche minuto, ma non c'è nessuna vita cristiana senza questo. Non si tratta semplicemente di fare tante cose, anche per il Signore, vanno bene, vanno, il Signore è contento, non è che non è contento, ma la prima cosa, prima di fare, bisogna essere. Non sarà conquistato questo unicamente col lavoro, ma anche con l'adorazione. Sentite che dice Gesù: avrà ricompensa chi avrà dato un pane all'apostolo e al profeta, ma doppia ne avrà chi avrà dimenticato anche di cibarsi per amarmi. Capito? Perché più grande della carne avrà avuto lo spirito, il quale avrà avuto voci più forti di quelle degli anche leciti bisogni umani. Andate a dire a Santa Margherita Maria la Coque, che l'ha vista Maria Valtorta sempre, sta nei quaderni, in visioni, immobile davanti al tabernacolo, che era stata qua, una notte, è stata, lo dice nella biografia, 14 ore di seguito inginocchiata, con le braccia appoggiate sull'inginocchiatoio, lo sguardo fisso al tabernacolo senza muoversi. Non è andata al bagno, non so come ha fatto. Non è andata al bagno, non ha bevuto, non ha distolto lo sguardo, non si sono spaccate le ginocchia. Guardate che dopo un po', cioè, io sono stato in ginocchio tanto negli anni passati. Però poi esiste un'ora, un'oretta e mezza, dopo che si spacca la schiena. Devi un attimo alzarti, fate la passeggiata, poi pure rimettere. 14 ore sono tante, sono.
qualcuno l'ha fatto. Quindi a testimonianza, queste non sono parole, chiaro che dette da Gesù non possono mai essere, però ci sono le testimonianze dirette di questo. Gente che ha dimenticato anche i leciti bisogni umani, se uno deve andare al bagno, che deve fare? Cioè, non è che ce lo possiamo usare. È chiaro che 14 ore, secondo me, il nostro Signore un po' di manine ce l'ha messa, perché non so se si può resistere 14 ore senza andare. Il sonno. Quanto sonno che si offre al Signore quando uno un po' vuole stare con Lui, no? Come dice San Paolo, veglie senza numero, scrive quando racconta tutte quante le sue offerte al Signore, no? Ho visto l'altro giorno nella veglia di Capodanno c'erano collegate 200, oltre 200 persone. È una bella cosa, figlioli miei cari. Una bella testimonianza data al diavolo. Io sono tanti anni che faccio quella cosa lì proprio per, dico, la gente tira tardi appresso a cose. Io ho dei ricordi pessimi dei 31 degli anni vissuti quando ero nel mondo. E noi le passiamo, io mai passato capodanni più belli di quelli degli ultimi 20 anni. L'ultimo in particolare veramente meraviglioso. Quindi, doppia ne avrà chi avrà dimenticato anche di cibarsi per amarmi, perché più grande della carne avrà avuto lo spirito, il quale avrà avuto voci più forti di quelle degli anche leciti bisogni umani. Tu ti affanni di troppe cose, Marta, costei di una cosa sola. Ma è quella che basta al suo spirito e soprattutto al suo e tuo Signore. Lascia cadere le cose inutili. Imita tua sorella. Sentite, eh? Sta parlando di una persona che è buona e che è santa, però ancora orpellata di tante cose inutili che vanno lasciate. Maria ha scelto la parte migliore, quella che non le sarà mai più tolta. Quando tutte le virtù saranno superate, perché non più necessarie ai cittadini del regno, unica resterà la carità. Ma che cos'è la carità? Vedete cos'è la carità? La carità non è la caritas, non è l'amore del prossimo. È anche l'amore del prossimo, ma la carità, mi sono sgolata a ripeterlo in tutte le salse possibili, omelie, catechesi, qualunque cosa. La carità è l'amore di Dio anzitutto. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questa e il prossimo tuo come te stesso. Essa resterà sempre la carità unica, sovrana. Ella Maria ha scelto questa e questa si è spesa per suo scudo e bordone. Con questa, come sua ali d'angelo, verrà nel mio cielo. In paradiso ci va chi ama Gesù. L'inferno, lo dicevo sempre questa mattina, credo, la cosa più brutta dell'inferno, dicevo stamattina, non sono i tormenti. Neanche il rimorso, no, perché nel purgatorio ci stanno i tormenti, ma le anime del purgatorio sono sante, quindi soffrono, ma stanno liete, stanno nella pace anche se soffrono tantissimo. L'inferno è l'odio di Gesù e di Maria, è il non amarli più, è il non poterli amare, non volerli amare più. Questo è l'inferno. Ecco perché quando uno ama, cosa dice? Sant'Agostino, quella famosa frase, ama e fa quel che vuoi, attenzione, innanzitutto che ama Gesù e poi amalo sul serio, perché se ami sul serio Gesù, difficilmente vorrai fare qualcosa che lo offenda. Marta abbassa la testa mortificata e se ne va. Mia sorella ti ama molto e si cruccia per farti onore, dice Maria per scusarla, vedete quando una persona è buona, no? Lo so, dice Gesù, e ne sarà ricompensata. Ma ha bisogno di essere depurata, come si è depurata quest'acqua del suo pensiero umano. Guarda, mentre parlavamo, come è tornata limpida. Marta si depurerà per le parole che le ho detto. Tu per la sincerità del tuo pentimento. Risponde Maria: no, per il tuo perdono, maestro, non bastava il mio pentirmi a lavare il mio grande peccato. E sentite che risponde Gesù.
Bastava e basterà le tue sorelle che ti imiteranno. Quante donnacce peccatrici, che avrebbero dovuto imitare Maria di Magdala. A tutti i poveri infermi dello spirito, il pentimento sincero è filtro che depura. L'amore poi è sostanza che preserva da ogni nuova inquinazione. Ecco perciò che coloro che la vita fa adulti e peccatori potranno tornare innocenti come pargoli ed entrare con essi nel regno mio. Andiamo ora alla casa, che Marta non resti troppo nel suo dolore, portiamo il nostro sorriso di amico e di sorella. Qui vedo che siamo andati parecchio lontani, che abbiamo sforato l'ora che è la misura massima possibile per una catechesi appunto tematica e sistematica. Quindi, pentimento quando si è peccatori, per tornare puri, e amore grande a Gesù, dopo il pentimento, per rimanere tali per tutta la vita e fare dei grandi progressi nella perfezione e nella purificazione e godere Gesù quanto prima, forse anche per direttissima, al termine della vita terrena. Una santa notte a tutti, cari amici, Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre a tutti vi protegga.